Buonasera, buonasera a tutti i nostri telespettatori, ai nostri opinionisti. Come vedete, la nostra formazione, la formazione del tifo in borsa, è qui pronta a discutere di calcio. Io inizio subito presentando colui che ci ospita, come sempre l'American Show, appunto, è l'ambiente che ci fa da sfondo, da cornice per la nostra trasmissione, e quindi presento subito Sasha Rossetti. Buonasera a tutti. Proseguiamo con Marcello Vaccaro. Buonasera. Bravo. E poi abbiamo i nostri Claudi, quindi Claudio Desolati e Claudio Cencetti. Proseguiamo infine con Giovanni Nardin. Buonasera e buon campionato a tutti. E il tifoso viola di stasera, che è Luciano. Buonasera a tutti. E ovviamente dobbiamo anche sottolineare la presenza di queste due splendide fanciulle, ovvero Simba e Ariel. Benissimo, allora, adesso che abbiamo fatto un po' gli onori di casa, vorrei iniziare subito parlando di ovviamente delle partite di questa settimana, che sono c'è un doppio risultato da discutere, ma io ci aggiungerei anche il risultato precedente, così da comporre un trittico di risultati interessanti subito al rientro dalla nazionale, che appunto ha un po' sconvolto la classifica, perché adesso al vertice ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti. Quindi tre incontri importanti, dove vediamo la Roma che ha fatto bottino pieno, quindi 9 punti, e questo l'ha portata appunto in testa alla classifica. Bene anche il Milan, che ha totalizzato in questi tre scontri 7 punti, quindi sembra in netta ripresa, anche se qualcuno sicuramente avrà da obiettare. Malissimo la Juve, che ha fatto soltanto 4 punti e che appunto sembrava si fosse un po' risollevata dalle sue sorti, invece è tornata di nuovo a perdere una partita neanche anche troppo complicata. Invece direi che è proprio sorprendente il risultato del Sassuolo, un Sassuolo che veramente ci sta stupendo sempre di più e che potrebbe anche continuare a fare degli ottimi risultati. Vediamo invece che al fondo della classifica, quelle che sono le squadre sul finale, si sono un po' staccate, si comincia a delineare un gruppetto, un trittico di squadre che risulta un pochino indietro rispetto alle altre. Di questi risultati, di questo campionato così interessante, vorrei appunto parlare, iniziando da Marcello. Sì, Alessia, hai detto bene, si comincia a delineare un po' quello che era anche il finale dell'anno scorso, cioè la Roma che inseguiva la Juve. Ora la Juve non è più, come ha detto anche Agnelli, è finito un ciclo, quindi sarebbe meglio cambiare tutto dal presidente, magari chiamare Del Piero presidente, un nuovo direttore tecnico generale, potrebbe essere Marcello Lippi, e un allenatore nuovo come Spalletti. Allora si rifarebbe una nuova Juve come era nel passato, quando i fratelli Agnelli si scambiavano. Quando la Juve andava male, cambiava da Giovanni Agnelli e passava a Umberto. Quindi è troppo facile dare la colpa solo all'allenatore, che è stata invece una Juve fatta male e non competitiva. Gli rimane solo la Coppa e speriamo che vada avanti in Coppa. Questo poi me lo dirà anche l'amico Sasha. Per le altre, io ho sempre detto, la Roma è forte, forse secondo me anche più forte del Napoli, e quindi tutti già prevedono una lotta fra Roma e Napoli, e con l'inserimento dell'Inter, se l'amico Giovanni è d'accordo, perché l'Inter è una squadra quadrata, però non ha i fuoriclasse. E logicamente a Firenze tutti si aspettano che ci sia anche la Fiorentina in questa lotta, non credo per il primato, ma almeno per le migliori piazze. Beh, sì, io non ho parlato della Fiorentina un po' volutamente, perché appunto non è stato un trittico di partite molto positivo, però diciamo che comunque ha sempre mostrato un bel gioco. C'è da dire che gli scontri importanti sono anche quelli che poi ti consentono di vincere un campionato, quindi se la Fiorentina aspira veramente al vertice della classifica, però appunto, come ha detto Marcello, forse non proprio alla prima posizione, ma sicuramente alla Champions direi di sì, bisogna anche fare risultato con le grandi, non basta vincere con le piccole. Claudio.
Ha detto benissimo, per fare il risultato, per fare i punti, per arrivare, per rimanerla in testa, bisogna battere appunto quelle le più forti, perché giocare con quelle penultime in classifica è più facile. Anche con la partita del Verona, alla fine del primo tempo è stato un po' disastroso sia da una parte che dall'altra, poi c'è stato questa autorete, è normale che poi il Verona sia aperto e la Fiorentina con i giocatori che ha fatto anche il secondo gol. Però come non ho visto una Fiorentina brillante, ma va bene così, l'importante è vincere e fare i punti. Ecco, ma l'altra volta parlavamo delle carenze talvolta difensive di una Fiorentina che comunque ha una difesa sì che risulta forte, ma poi si perde in degli errori piuttosto grossolani. Io per esempio il gol che ha preso contro la Roma, lasciando Gervinho completamente solo, cioè su un corner, Alessia, che è partito Alessia da Fiorentina, io non l'avevo mai visto una cosa così. Ma è normale che questi diciamo esercizi, questi allenamenti vanno provati durante l'allenamento, perché si sapeva perfettamente che giocando contro la Roma, giocando contro Salah, contro Gervinho, è normale che bisogna avere dei giocatori adatti per marcarli. Secondo me, se si può dire, un piccolo errore, ma è normale, che io parlo da calciatore, io vedo che quando giocavo io avevo sempre attaccato alle spalle il fiato del mio difensore, e che oggi non vedo più. È normale che se tu mi lasci libero Salah, se mi lasci libero Gervinho, e ti fanno gol, come il solito discorso contro il Napoli, hanno lasciato i due attaccanti liberi e i due attaccanti hanno fatto gol. Cioè, se invece di tenerli a distanza di 4-5 metri avessero avuto qualcuno più vicino, guarda che per un giocatore è la dimostrazione che, ora cambiamo discorso, cambiamo come è successo a Valentino Rossi, cioè avere un corridore che gli sta sempre attaccato, cioè non lo fa respirare, non lo fa, è normale. Mette che mette sotto pressione, bravo. Sicuramente. E il calcio è uguale, cioè se metti un attaccante sotto pressione e ti sbaglia, diventa nervoso e poi è capace di farti un fallo e può essere espulso. Certo, Claudio Sincetti, ho temuto di non vederti anche questa settimana perché forse... Allora, io ho seguito la trasmissione in cui ero assente e ho capito che maliziosamente si alludeva al fatto che aveva già perso col Napoli, tra le altre cose sarebbe anche successo che dopo avrebbe perso con la Roma, però voglio dire, non era quello che voi pensate, ma e non sono qui solo perché l'altra sera Fiorentina è tornata alla vittoria. Per quanto riguarda il discorso, avevo ricordato, hai perso anche quella fra settimana. Sì, personalmente personalmente una competizione secondo me è più il disturbo che crea, se vuoi fare un bel campionato e veramente proporti addirittura per arrivare alle prime tre che altro, però è una cosa mia, non voglio discutere e mettere in classifica quelle che possono essere le aspettative della società, ecco. Per quanto riguarda la Fiorentina, sì, ora secondo me Alessia è un po' troppo ottimista a dire che la difesa sì, effettivamente nelle prime giornate aveva dimostrato di essere assolutamente una bella difesa, però le incognite alla fine si sapevano, insomma la difesa in qualche maniera al contrario dell'attacco e del centrocampo che a parte ha ritrovato due giocatori che erano semplicemente da aspettare che possano essere Ilicic e Alonso, ha ritrovato soprattutto quel Kalinic che davvero credo sia una splendida rivelazione di questo inizio campionato proprio in assoluto, neanche solo per la Fiorentina. Però dietro insomma si è perso Savic, voglio dire torna Roncaglia, non credo sia il massimo della vita, ecco. Io credo che fondamentalmente la dirigenza e i suggerimenti di Sousa siano rivolti a far sì che a gennaio effettivamente si rinforzi soprattutto per il reparto, perché insomma mi pare che al di là di quello svarione della fine del primo tempo l'altro giorno, insomma mi pare che insomma si possa migliorare, si possa puntellare in maniera un po' più decisa questo settore della Fiorentina. È vero, il gol che ha preso era un gol che puoi prendere al 90esimo o a tempo scaduto, ma non alla fine del primo tempo, perché la Fiorentina aveva dimostrato di essere ancora nettamente in partita, il solito possesso palla, tutto quello che si sa, e quindi un 1-0 poteva essere rimontato. Certo, alla fine del primo tempo io penso i tifosi della Fiorentina che vedono rientrare le squadre spogliatoie sotto di 2-0, credo che veramente ci voleva lì un miracolo, il miracolo non c'è stato, e quindi niente, insomma era però è anche vero obiettivamente che raccogliere 0 punti tra Roma e Napoli credo che nessuno
di tutti quelli che seguono questo sport possa dire che sia stata una cosa plausibile o giusta. Ecco, insomma, essere battuti da tutte e due mi pare veramente eccessivo. A Napoli aveva giocato bene e d'altro canto anche soltanto con un punto in più la Fiorentina, insomma, che già è comunque seconda, pensate se avesse fatto un punto con la Roma, era addirittura prima e davanti a tutte le altre. Ovviamente meritava qualcosa di più, rimane il fatto che ha preso 0 punti. Esatto, e appunto adesso si trova affiancata al secondo posto anche da Inter e Napoli, e adesso appunto la classifica è molto stretta. L'Inter, io mi sono divertita a fare una piccola classifica, mini classifica tra diciamo le squadre che sono al vertice in relazione agli scontri diretti, parlando di scontri diretti riferendomi a quelle che sono le partite tra le prime 6 squadre di campionato, ovviamente tenendo conto degli scontri che sono stati giocati. In questa classifica l'Inter, che ha giocato contro Milan, Fiorentina e Juve, sarebbe quinta perché avrebbe una media punti di 1,33 e davanti avrebbe Napoli, Roma, Sassuolo e Fiorentina. Quindi negli scontri diretti l'Inter sarebbe un po', diciamo, a metà classifica. Come pensi che possa proseguire nel campionato? Punterà più a fare punti con le piccole oppure dovrebbe darsi una scossa anche con le grandi per raccogliere più punteggio? Ma io, come ho già detto le altre volte, se no sembro un po' troppo ripetitivo, l'Inter attualmente, il fatto del cantiere è aperto, va bene, ma l'Inter attualmente più di questo penso il sangue da una rapa non si può togliere, e Mancini sta facendo di tutto per vedere di mettere insieme questi 11 giocatori che hanno comprato. E voglio dire, anch'io a vedere queste partite non è che mi diverta più di tanto, perché anche l'ultima partita, anche con il Bologna, si è vinto, ma voglio dire, il primo tempo da sbadigli, un possesso di palle di palla molto sterile e snervante anche in alcuni momenti, e diciamo ha cominciato a giocare l'Inter il momento in cui il signor Banti, non so per quale motivo, ha mandato fuori Melo. Da lì in poi si è visto già un'altra Inter. Comunque, come ripeto, più di questo attualmente l'Inter non può dare, e essere sempre là sopra è già la ricetta giusta è battere la Roma sabato. Questo sì, intanto sì. Ci trova tutti concordi di fare Inter, giusto anche Luciano, no? Sì, sì. Effettivamente pensa te se battesse, e non credo sia un'impresa primitiva, la Roma sabato, dimmi se non sarebbe tutti cosa buona e giusta battere la Roma, però posso anche dire che già un pareggio a me mandrebbe più che bene, visto come sta giocando attualmente la mia squadretta. Allora, se attualmente sta giocando male, a te ti basta il pareggio, e quando sarà in condizione cosa fa? Appunto, non diciamo quello che farà, però voglio dire, io sarei più che contento domenica un pareggio, perché come sta giocando sia la Roma che il Napoli, che avevi lamentato prima, mi sembra che siano le due squadre che attualmente hanno qualcosa in più rispetto a tutte le altre. Ecco, passerei la parola a Luciano per sentire anche come la vede lui questa classifica appunto ridotta su queste squadre di testa, dove il Napoli sembra essere al comando perché appunto ha una media punti di 2,40, avendo già fatto 5 scontri diretti e avendo fatto bottino pieno con Lazio, Juve, Milan e Fiorentina. La Fiorentina invece sarebbe al quarto posto, quindi in realtà rispetto alla classifica totale c'è un distacco maggiore. Sì, ma guarda Alessia, secondo me, in effetti hai detto bene, la squadra secondo me più forte in questo momento è il Napoli. È il Napoli perché grazie anche al suo allenatore, che è una persona molto attenta e molto umile, diciamo, li sta portando su una strada per fargli evitare gli errori che hanno commesso l'anno scorso. Cioè il Napoli sta giocando bene. Si è rinforzato, l'attacco era già forte, però diciamo ora anche in difesa hanno capito come devono giocare, e mi ha colpito anche Sarri quando ha detto che ha tolto Insigne, che lui praticamente con molta tranquillità ha proprio detto: ma a me dei giocatori, cioè è lui che deve rendere conto ai giocatori, non a me, perché io sono l'allenatore e faccio quello che mi sento di fare, poi mi giudicheranno per l'operato, però i giocatori, cioè lui non vuole proprio
diciamo, il confronto con i giocatori di questo tipo. Cioè lui è uno che ha preso in mano la squadra, è andato anche contro, secondo me, alla società e ne sta prendendo i frutti. Sulla stessa linea, secondo me, è da considerare Sousa, che anche lui, cioè, tira dritto per la sua strada, ovviamente non ha l'organico che ha il Napoli, però diciamo, io ora come ora vedo Napoli, Roma e anche Fiorentina, perché sono un tifoso della Fiorentina, che non guardiamo queste tre partite, perché in effetti forse ha avuto, diciamo, le tre partite più difficili di tutta la schiera delle squadre che sono in testa. Come ora avrà la Roma, che incontrerà domenica prossima l'Inter e la domenica dopo il derby, mentre sulla carta la Fiorentina potrebbe approfittare di queste partite, perché ha in sequenza Frosinone, poi vai a Genova con la Sampdoria, che è una partita difficile ma è abbordabile, e poi cioè, all'Empoli in casa. Quindi tre partite un po' più semplici, ma i turni difficili capitano un po' a tutti. Quella che invece mi sembra che risenta un po' di qualsiasi partita è la Juventus. Una squadra strisce. Sasha, io guarda, non me ne volere, però in questa classifica che ho fatto, la Juventus è un po' il fanalino di coda, perché ha fatto 0,25 punti di media, pur avendo incontrato già Roma, Napoli, Inter e Sassuolo. Quindi ha fatto solo un punticino con l'Inter. E la vedo un po' in difficoltà questa Juve. Che stasera mi ho fatto presenza, non volevo venire, veramente, e che voglio bene a tutti voi. Una settimana, una partita si è vinta, una si è persa, e comunque non ci siamo. La campagna acquisti non funziona, secondo me. Marcello, ora non voglio dire niente contrario a te, però Del Piero presidente, ora non cerchiamo di rivoluzionare la Juve. Presidente onorario, presidente onorario. No, ora non esageriamo, però è una squadra, io tifo Juve, ci spero ancora. Lippi il direttore generale. Sì, va bene, cambiamo tutto, anche le macchine, pubblicità, tutto. Te diventi juventino. E Spalletti, che facciamo? Allenatore. Tutti i juventini si diventa. No. La vedo non ci siamo, molto, mi dispiace, molto difficile. Non ci siamo, però questa sera aspetto solo i vostri commenti, io l'ascolto. Non intervengo. Non intervengo. Non voglio, ad esempio, comincerei a dare un'occhiata anche alla difesa. Voglio dire, se andate a vedere, cioè, perché parlano tutti degli innesti nuovi, di quelli hanno sostituito, quelli erano bravissimi e sono andati via, però insomma, voglio dire, anche i vari. Anche Buffon alla fin fine, che insomma, ecco, non è certamente poi lo stesso Chiellini, lo stesso Barzagli, Bonucci. Io comincerei a dare una rinfrescata anche alla difesa, che insomma credo che possano immaginare questi, che questi quasi tutti ultra trentenni possano reggere, chissà, magari gradualmente, ma io un'occhiata la darei là dietro. Hai ragione, però hanno dato molta fiducia a una squadra che l'anno scorso in difesa veramente la Juve aveva una grande difesa, e hanno sperato, penso io, che quest'anno hanno detto guarda, hanno avuto una grande difesa che comunque non ha dato il solito risultato che dell'anno scorso, che penso che non ha portato avanti, perché quest'anno la difesa, come hai detto te, non c'è. Ascolta, non la c'è. Grande difesa è l'attacco. Certo, cioè, tu avevi certo. I giocatori davanti, avevi i giocatori davanti che facevano i difensori. Poi c'era Vidal, appunto, Vidal e Tevez, facevano i difensori. Pogba è riconoscibile. È riconoscibile, perché Morata quest'anno non ha fatto grandi cose, cioè, l'anno scorso ha fatto una grande stagione, e quest'anno penso anche Pogba, la squadra che ha dato tutto, io l'avrei venduto per 90 milioni. Io avrei venduto, rifacevo la squadra, prendevo 4 punte. Sì, Luciano, se c'era il compratore, perché non lo so, se 90 milioni, ma comunque so. Anche a 80 devi comprare dei giocatori. Anche a 70, ma facciamo anche 70. Abbassiamo piano piano. Il prossimo anno, se lo vendono, non prendono quella cifra. Quello è pure. Quello è poco, ma Claudio, c'è. Desolati, il nostro Cencetti ha rammentato Buffon. E a tal proposito, visto che c'è stata un po' di polemica, proprio partita da Buffon, che l'altra sera si è, diciamo, lamentato. Secondo te ci sono, direi ora, sono abbastanza eclatanti dei problemi all'interno dello spogliatoio, ma secondo te si è lamentato? Sì, tra il rapporto che c'è tra i vecchi e i nuovi, soprattutto perché ha lasciato intendere che ci sono alcuni giocatori che forse si credono un po' troppo campioni già, senza aver fatto niente di particolare. Laura, secondo te è giusto che appunto lui faccia presente questo problema, oppure? Ma se lui è capitano, è giusto che lui faccia presente, perché lui deve rendere conto poi all'allenatore e alla società. Ma è normale che cioè, un giocatore come Buffon, che è un giocatore che sa perdere, è una vita, bravissimo, però ha a che fare a una certa età, ora ha cominciato a avere 39 anni, 38, 39 sì. anni, quasi, ecco. Cioè è normale che è difficile
collegarsi e riuscire a amalgamarsi tutti insieme, perché questi giovani, che poi sono, la maggior parte sono stranieri, cioè non è facile. Comunque hanno preso un certo neto, cosa lo tengono a fare a pulire il pollaio? Non lo so, quando pensano di farlo giocare? Comunque io ho citato Buffon, ma Buffon di tutta la difesa credo sia il meno colpevole, diciamo, se no. Ragazzi, non è che anche dire, la difesa della Juve ora comincia ad avere una certa età. Io penso che sono sempre stato uno dei migliori, delle migliori difese del campionato, però ora anche loro cominciano ad avere un po', cominciano ad essere un po' stanchini, perché c'è Chiellini, io vedo che e continua a correre, ma arriva a un certo punto, fatti i falli che fa, i falli ora una volta li faceva diversamente, ora li fa e viene anche ammonito e viene anche buttato fuori. Però ora è finito un ciclo, punto. Certo, come è successo all'Inter dopo il triplete. Quando il presidente comincia a vedere, perché giustamente anche i presidenti riescono a capire che quando le cose non vanno, vuol dire che sono a momento di cambiare aria. Cambiare tutto, cioè, rivoluzionare. C'è bisogno di 20 anni accanto a te che comunque non riesce a stargli dietro. Io penso che il campo, la difesa, come hai detto te, va rifatta tutta, ma lì bisogna cominciare anche dall'attacco, perché veramente quest'anno l'acquisti, diciamoci la verità, che non si sta facendo ogni quadrato. Cosa sta facendo? Io non lo so. Cioè, cosa, per fare una squadra, io guardo che non gioca. Devi iniziare dalla difesa, poi vai a portare gli altri canti. No, è contrario. Però bisogna anche segnare. Chi segna davanti? Diciamo che c'è bisogno di un rinnovo generale di tutti i settori. Ma chi hanno scelto, chi è che l'ha scelto? Quello ci pensava. Allora, cioè, è normale che. Cioè, allora, è difficile fare, capisco perfettamente, che fare il direttore generale, andare a scegliere i giocatori, perché bisogna scegliere i giocatori adatti per quella squadra lì. Non si prendono giocatori perché si chiamano o hanno fatto. Perché se noi andiamo a vedere tutti i giocatori che sono stati acquistati di tutte le squadre. Quando sono andato a giocare, sono stati venduti, chi è che ha fatto bene? Nessuno. Perché è normale, palla... perché bravo. Allora, chi metteva la palla a Pogba l'anno scorso, la stagione scorsa? Chi è che la metteva? Pirlo, chi c'è ora? Chi c'è ora? Nessuno, chi mette d'accordo. Poi, ma è normale, cioè è normale da bravo accanto a chi? A Pirlo, a Tevez e a Vidal. Su questa domanda altrimenti di Claudio, rimaneva un po' io, un giocatore. Sentirei un attimino io, prima bene, allora con questo diamo la linea per qualche minuto alla pubblicità, ci vediamo tra pochissimo sempre con il tifo in borsa. Dal 1977, in Piazza del Mercato Centrale a Firenze, la Trattoria Zazà è il locale rustico e accogliente dove si possono gustare le specialità della cucina tipica toscana. Zazà, la vera osteria d'un tempo, con le pareti in pietra, le sedute in legno e l'atmosfera della Firenze di 100 anni fa. Ti aspettiamo ad assaggiare i nostri crostini toscani, la ribollita, la carbonara tartufata, la bistecca alla fiorentina o una meravigliosa tagliata coi porcini freschi. Zazà si trova in Piazza del Mercato Centrale 26 Rosso a Firenze. Luca Balleri, cantante di piano bar e intrattenitore, allieterà le vostre feste, le vostre cene con musica, i vostri matrimoni con il suo repertorio italiano e straniero, della musica anni 60, 70, 80. Forse tu mi bacerai. Notevole esperienza e curriculum ne fanno di lui il personaggio ideale per farvi vivere momenti da ricordare nel tempo. Lo potete contattare al numero 338-2694-855 e potete visitare il suo sito www.lucaballeri.it. Miei cari tifosi viola, vi voglio ricordare che quest'anno sarà un anno di grandissimi risultati per noi. Perciò vi voglio ricordare di venire al Purgatorio a assaggiare le sue fantastiche pizze e le grandi specialità di Bruno. Voglio ricordarvi l'indirizzo, è via Dino del Gabbo, 9 Rosso, Firenze. Il telefono è 41 61 34, chiuso il martedì. Hai la testa nel pallone?
CNS Libertas organizza tutto l'anno, anche adesso, campionati e tornei di calcio a 5 a 7, nelle migliori strutture coperte e nei campi più belli di Firenze. Puoi visionare i campi su www.libertascalcioa5.net. Iscrizioni, affiliazione e tesseramenti sono gratuiti. Per informazioni e prenotazione campi, chiama il 335-6127-958. In collaborazione con la Carrozzeria Alfieri, via Alfieri, Campi Bisenzio. Pasticceria Reale, via dei Macelli 22, interno 2, Signa, Firenze. Aperti tutti i giorni dalle 6 alle 20, anche la domenica. Prenotazione dolci, rinfreschi per matrimoni, battesimi e ricorrenze di qualsiasi tipo. Panettoni e colombe di produzione propria. Pasticceria Reale, via dei Macelli 22, interno 2, Signa, Firenze. Telefono 055 87 35 481 347 68 84 047. Panificio Artigiano Cirri, laboratorio artigianale specializzato in forniture per alberghi, ristoranti, bar e paninoteche. Via Pisana 319 Rosso, zona Ponte a Greve, Firenze. Vi aspettiamo anche nel punto vendita all'interno del mercato di San Lorenzo, dove troverete un grande assortimento di prodotti, dalla schiacciata a lievitazione naturale, al pane con carbone vegetale e tante altre golosità dolci e salate. Panificio Artigiano Cirri, profumi e sapori del pane di una volta. Bentornati al Tifo in Borsa. Prima di riprendere il nostro dibattito passo la parola a Marcello che è dall'altra parte del locale. Grazie Alessia, ci ha dato la linea. Sasha, siamo qui a parlare un po' delle ballerine. Qui il locale ora è Signa e Lucca. Giustamente, domani sera il 31, la notte di Halloween, la notte delle streghe, le troverete tutte vestite, come si può dire, in abiti sexy, ma molto sexy, un po' streghette, un po' tutte particolari, diciamo. E colgo anche l'occasione di ricordare che domani sera ci sarà anche un grande evento, perché qua l'American Show di Signa sarà un grande evento della nostra bellissima Michelle Ferrari, una grande bellissima porno star con provini porno. Anche lei vi aspetterà sul grande pedana American Show. E ricordo che domani sera vi voglio tutti belli carichi, tutti belli entusiasti, perché Vito ci conta molto in questo sabato del 31, me ne parla molto, mi dice sempre, mi raccomando, facciamo un bel lavoro, sabato 31 mi aspetto un grande sabato. E Marcello, quindi io spero che tu venga anche te domani sera. Sì, bisogna ricordare anche il ristorante che ora noi già abbiamo cenato e ringraziamo appunto, come hai detto tu, Vito Triunfo, che è uno dei titolari. Che messaggio lanciamo ai clienti che devono venire qua da noi a trovarci? Sono qui, sono nuova, ma mi trovo bene, tutto bene. Per i clienti vi aspettiamo qui, ci siamo qui. Allora voglio togliere un attimo, poi ti rendo la parola a Marcello, l'occasione, una veterana, la nostra Simba, che ormai è da qualche anno che è qua con noi, è un po' pazza, vi faccio sentire un attimo la nostra veterana Simba, che cosa, messaggio che lanciamo ai nostri clienti, Simba? Allora, aspettiamo tutti e sappiamo bene che qui c'è il divertimento e vi aspettiamo. L'oasi del divertimento, si può dire. Certo. Cioè. Ecco, concludiamo con questa risata particolare di Simba, che logicamente fa ridere anche a tutti. E logicamente salutiamo Vito, che è uno dei soci, come ha detto, che quest'anno ancora non si fa vedere, ma spero presto verrà anche lui a trovarci.
Ieri ho parlato con Vito, poi la tagliamo veloce veloce, mi ha detto che a breve arriverà, perché è ora impegnato, perché comunque abbiamo una palestra a Lucca molto impegnato, perché da pochi un anno e circa qualche giorno abbiamo preso una palestra a Lucca, una fra le 10 migliori in Italia, quindi con sala, fitness, piscina, eccetera, insomma benessere, e niente, quindi è impegnato. Comunque penso che fra 3-4 venerdì lo vedremo qua in presenza, perché giustamente lui ci tiene molto, anzi vi saluto a tutti, e con questo Marcello... Ti rivengo un attimo la parola. Alla prossima settimana, possiamo dire. Certo, vi aspettiamo, buonanotte a tutti. Ed eccoci rientrati, pronti di nuovo a parlare delle partite del prossimo turno. Alessia, sì? Perché bisogna dire, c'è stata una vincita in questa settimana. Qualcuno è vero, Marcello. Il Sassuolo batteva la Juve. Infatti, è vero, è la verità. Uno su 100 ha detto che batteva la Juve. Io ho detto, guarda, guarda, sinceramente, non vincerei mai l'ingresso, non vincerei mai una cena. Ti butterebbero fuori. Ieri sera, casualmente, si è presentato dicendo a me, guarda, io ho un ingresso libero. Ho detto, per cosa? Io stavo lavorando, siccome purtroppo stavo lavorando e ero, cioè, ero preso qua dalle donne, una cosa o un'altra. Non ho guardato la partita, ho acceso la diretta e ho visto che il Sassuolo ha battuto la Juve. Io sono rimasto sconvolto. Anche Vito ci è rimasto quasi un po' perplesso. Ha detto, purtroppo hai vinto e ci dispiace. Attento per la prossima. E questa settimana vogliamo vedere chi indovina il Palermo. Vabbè, perché lo sempre il Sassuolo. Ora la Juve, non lasciamola stare la Juve, per piacere. Riposo, in pausa, ok? Facciamo vabbè. Riposare. Sì, abbiamo visto l'intervista alle ballerine, no? Che sono bellissime, bravissime, e domani c'è Halloween, qui siamo locale e ristorante, ma tutto certo. Il locale è pieno di... Domani sera sarà tutto allestito, Marcello, per le nostre streghette, in tutte abiti, streghette. Non si può dire, ma lo dico, in abiti sexy. Infatti c'è una ragazza che già ride da ora quando si sente anche la risata, la risata, bravo. L'allegria ci accompagna questa sera, possiamo, Sasha, anche tu, via, anche se la Juve non brilla tantissimo, però dai, no, sei sempre circondata dalla male, positività. Meno male. Mi portano il sorriso le donne a me qua dall'American Show. Bene, allora riprendiamo a parlare di campionato, quindi del prossimo turno, perché ci sono tante partite interessanti anche la prossima domenica o sabato, perché alcune si disputeranno proprio il sabato, anzi avremo direttamente appunto sabato pomeriggio Juventus-Torino, il derby della Mole, e poi due partite interessanti, uno strano incrocio tra Milano e Roma, perché si giocherà Inter-Roma e Lazio-Milan. Inizierei subito a parlare proprio dell'Inter con il nostro amico Giovanni. Dell'Inter, domenica, come ho già detto prima, sarei molto, cioè sabato sarei contento se l'Inter portasse a casa un pareggio, perché si gioca con una squadra che attualmente, insomma, viaggia a gonfie vere. Quindi. E invece per quanto riguarda l'altra milanese, ormai lo sai, io ti chiedo sempre questo binomio. Mi parlare dei cugini. Sì. Quando vedo rosso nero, è in ripresa. Ma è ripresa, ma speriamo che non si riprenda mai comunque, perché voglio dire, parlare bene dei cugini, insomma, mi viene la pelle d'oca. Guarda. Quindi contro la Lazio, che a cosa? Roma, Lazio-Milan... Ma speriamo che i nostri amici laziali, perché siamo, sai che insomma l'Inter è gemellata appunto con la Lazio, speriamo che ci facciano il favore e ci ritolgano di torno definitivamente. Claudio Cencetti, invece guarda, non ti chiedo per scaramanzia il risultato di Fiorentina Frosinone, non voglio. Scontato. Non voglio saperlo, guarda. Invece ti chiedo. Pareggiano. Sono più curiosa di sapere un po' quali sono le quote, per esempio, di Udinese Sassuolo. Guarda. Allora, hai beccato una che bisogna guardi. Credevo tu mi diresti il big match. Inter Roma. E allora io diligentemente ti dirò che Udinese e Sassuolo è comunque partita equilibrata: 2,25, 3,25 e 4 praticamente la vittoria esterna.
Quindi ancora il Sassuolo, Sassuolo non gode di troppa credibilità. No, insomma, rimane la Cenerentola, insomma, rimane sempre un po' così, guardata un po' con diffidenza. D'altro canto, però, bisogna ricordare che a inizio stagione, forse facendo un po' sorridere tanti, il presidente aveva detto: io rispetto alla, già ho fatto un gran campionato, ora voglio migliorare nettamente. Aveva parlato, mi pare, addirittura di 20 punti in più, perché anche forte della propria diciamo potenza economica, perché insomma alla fin fine insomma il Sassuolo c'ha a capo un dirigente di un'azienda importante, fondamentale, a cui cioè lì c'è il discorso Sassuolo che può essere così guardato un po' con insomma senza tanta importanza, ma per quanto riguarda la potenza economica c'è, quindi voglio dire non è escluso. E lui insomma parlava di 20 punti addirittura in più da poter fare rispetto all'anno scorso, in un campionato in cui come si diceva la Juve praticamente ha dato forfè dopo ancora prima di un terzo, perché no, sicuramente certo alla fine credo che sottoscriverebbero largamente una posizione UEFA, perché insomma sarebbe arrivare nelle prime sei in campionato italiano, una squadra come Sassuolo, una città come Sassuolo sarebbe e una sorta di miracolo. E invece appunto Inter-Roma... No, finalmente, perfetto equilibrio, 2,65 a scelta, 2,65 a scelta, io credo che... insomma mi sembra strano, non so se lo dice per scaramanzia, perché si vuole nascondere Nardin, però effettivamente insomma se l'Inter è lì a due punti, già come diceva Claudio Desolati, giocando neanche lasciaci granché, lì a due punti, noi siamo bene lì in quella posizione, tranquillo. Lo dicevo anch'io prima di affrontare Roma e Napoli, mi bastava un punto e un punto, ho visto come è andata. Comunque dico, la Roma, vabbè, tutti meritano la Roma. Allora, quando il campionato alla fine è partito, allora tra le tante voci, diciamo un po' così per cui ci guardavamo con diffidenza, dice ma le partite le si mettono bene con l'Inter, se trova il gol con l'Atalanta. Oh, la Roma ha fatto la stessa cosa, perché la Roma nelle ultime due volte con la Fiorentina ha segnato nei primissimi minuti, ed è facile allora giocare contro una squadra che ha il possesso palla, se sai di poter giocare sempre di rimessa. L'altro giorno ugualmente ha sbloccato subito la partita e comunque l'avversario non era granché, ma voglio dire insomma ha trovato un gol dopo 5-6 minuti, difficilmente un gol che segni nei primi minuti è meritato, è un gol che però ti facilita e ti mette in discesa la partita. Comunque, siccome è successa alla Fiorentina, è successa alla Roma, guardiamo se a San Siro tremano un po' le gambe a questi ragazzi della Roma. Certo. Volevo dire una cosa soltanto, io tanta paura della Roma non ce l'ho, io ho molto più paura del Napoli, vabbè, in quanto anche la Roma durante i 4-5 anni in cui l'Inter vinceva un po' di tutto è sempre arrivata seconda. Con la Juve ha fatto altrettanto, i 3-4 scudetti che ha vinto è sempre arrivata seconda, quindi sarà un'eterna seconda secondo me, non penso che sia la Roma la papabile vincitrice, quindi, di questo campionato. Quindi il Napoli favorito per il nostro Giovanni. Claudio, il Napoli sarà impegnato a Genova contro il Genoa, come vedi questa partita? Ovviamente favorito, se l'entusiasmo, ci sono due cose che diciamo accomunano Napoli e Roma, e non è una cosa di poco conto, che hanno un filotto di vittorie di ciascuno di 5 partite, che è una cosa veramente di grande rilievo. È chiaro che sono squadre in splendida salute e obiettivamente al di là dei punti in meno, dei due punti che hai meno rispetto alla Roma, anch'io penso che il Napoli alla fine forse sia la squadra più quadrata e più la squadra da battere alla fine penso diventi Roma-Napoli e diventi il Napoli. Tra le altre cose ripeto, anche a proposito di confronti diretti, non è per spendere una spada sempre per la Fiorentina, però delle grandi ad affrontare la Juve, e tanto grande non è in questo momento, è la Lazio, certo. Mentre la Roma ha il derby, ha soprattutto Roma-Napoli ancora, quindi voglio dire all'Inter dove sabato, cioè voglio dire un po' di punti si rileveranno a vicenda queste Claudio squadre. Desolati, secondo te appunto nel prossimo turno di campionato Napoli, Inter, Roma, chi tra le tre può fare risultato positivo? O tutte e tre eventualmente? Ma l'Inter non credo. L'Inter non credo perché non la vedo ancora in condizioni. Cioè la Roma e il Napoli stanno dimostrando che stanno andando a gonfie vele. È normale che nel calcio c'è anche fortuna, e attualmente l'Inter sta avendo un po' di fortuna perché non sta giocando bene, però ha sempre o un errore da difesa o una punizione e riesce sempre a fare. Sì, ma guarda caso Tessolati che tutte le partite si debba giocare in 10, però non mi sembra una cosa tanto... Ma non so se ti ricordi la settimana scorsa cosa ho detto io su Filippo Melo, è lento, è uno che blocca un po' il gioco. Allora, cioè
rallenta molto il gioco. Sì, cioè, un giocatore, secondo me, sì, è buono quando vinci, ti tiene la palla. Sentiamo, sentiamo cosa ne pensa Simba. Beh, commento perfetto. Marcello, il Palermo sarà impegnato con l'Empoli a Palermo. Palermo deve fare due vittorie con Empoli e poi col Chievo, che sono le squadre che può battere. Col Napoli non poteva fare niente, con l'Inter anzi ha preso un punto, perché l'Inter non è la Roma e non è il Napoli. E voglio sentire, sentiamo anche il parere anche qualche di Sasha, sì, Juventino, perché ora c'è il derby. Sasha ci ha detto se che ti non, chiedono non Torino vuole, devi non pagare. Sarà un derby molto 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 faticoso. Io ragazzi, un derby, io tre punti che ci servono. Non può perdere contro Torino, perché se no, chi, io ho degli amici di Torino, guarda, mi scriveranno su Facebook e mi se faranno una testa. Se la vittoria del Torino devi pagare un altro ingresso. No, gliene pago anche a 5 amici, pago a 5 io di tasca mia se vince. Si rovina. No, no, non mi rovino, però spero che vinca la Juve. Dai, datemi un po' di sostegno anche voi, dai, io non so. Ragazzi, forza Toro. Luciano, tu che sei un tifoso fiorentino, tanto non mi riprendo. Come io, vedi vai, la Juventus nella sfida appunto contro il Torino in questo derby della Mole? Ma guarda, io secondo me ha più possibilità il Torino di vincere, però non credo che la Juve perda, cioè, nella prossima partita nel derby. Cioè, in qualche modo sarebbe una disfatta. Sì, no, ma non credo, soprattutto se giocare a Milano Stadio. Giocano a casa. Sì, insomma, sì, una volta inesponibile. Cioè, secondo me non la Juve minimo pareggia. Ha delle difficoltà a segnare quest'anno e non ha la difesa come dicevano loro negli anni scorsi, però insomma c'è anche da dire, il Torino è una bella squadra, però anche domenica una partita vinta, insomma, poi l'ha pareggiata all'ultimo secondo, quindi c'è, cioè, un po' meno quadrata anche il Torino, secondo me. Cioè, Luciano, vuoi dirti una cosa? Secondo me, la Juve non entrerà con la testa di fare un derby, ma entrerà con la testa di fare tre punti. Questo è quello che ha bisogno, perché non è come giocare con una squadra normale. Non è... Qualunque squadra si trova davanti, d'ora in poi sono tutti scontri diretti. Sì, devono vincere, perché ci vogliono tre, cioè, no, tre altri, però dai ragazzi, io... Siete tutti lì, io sono l'ultimo quasi, quindi dopo non c'è penso, penso che tutte le partite, cioè, loro volevano i tre punti, certo. Il fatto è difficile farli, sì, perché so. Non è che ha un gioco, io per esempio il centrocampo della Juventus quest'anno mi sembra inferiore a tanti altri, cioè, o che giochi anche Marchisio, o hanno responsabilizzato troppo Pogba, che dira, si sapeva che non è in grado di fare tutte le partite del campionato. Dico, io quello che dico non entrerà con la testa di fare un derby, ma entrerà con la testa di devono vincere per forza. Sì, ma questo appunto, è quello che dirà sicuramente, cioè, però il compito non è semplice, perché quest'anno non so se siete d'accordo, ma secondo me tutte le partite sono piuttosto complicate, non c'è una partita semplice dove si arriva a cuor leggero. Prima di chiudere volevo chiedere velocissimamente se le nostre ragazze sono tifose di qualche squadra. Passatemi un microfono velocissimo. Sì, di Juve. Juve, vedi? Infatti è vicina a Sasha. E invece sono messi bene. Simba? Di Fiorentina. Fiorentina, bravo. Infatti abbiamo creato queste ali, una per la Juventus. 4 contro 2, guardate, perché 4 contro 2, cioè io non... Bene, noi concludiamo, abbiamo dato i nostri pronostici, qualche quota, come sempre abbiamo parlato di campionato, vi diamo appuntamento alla prossima settimana sempre con il Tifo in Borsa su Canale 13, dopo il TG delle 11 saremo qui ad aspettarvi. Buonanotte. Buonanotte.